Prova, mi sentite? Ah, boh, pensavo che stavi già live perché ho visto che hai scritto che eri lì. Allora, unica cosa, Dani, se mi fai la condivisione del tuo schermo, di come si chiama, di OBS. Stasera belli cazzi. Hello guys, nice to meet you. I'm Red Dragon. I'm a caster from Italy and per Italy. And in this live, in my company, there is Matteo. Saluto Matteo. Say hello, Matteo. Good evening to everybody. My name is Matteo, also known as Idrazurg on the PSN, and I'm very happy to be here tonight with Dani to comment the VPG semi-final, Italy against England, in this case. I'm sorry for my English. It's better of me in this. But the live is not in English tonight, so I'm so sorry for this happened. So I don't know if the chat is open. I don't understand this. In any case, we replay you. Non so più che altro dire. Anche perché fare delle formazioni. Non ce l'ho le formazioni, non mi hanno dato niente. I'm so sorry. I don't have the formation of the lineup of two teams. Line up because we've got the picture that has popped up on the VPG Italy Twitter. Wait, I check this. I can help you if you want, Danny. Wait. Capisco. Il problema a me è il parlato. Vabbè, lo studio all'università, quindi si presume che sia normale che ci faccia. Allora, vediamo se Aaron put the English formation, but I don't know. No. No. Maybe they have an account, a personal account for the nation. Meanwhile, we're waiting, Danny. A question for you: what are you going to expect for this match for tonight?
Not being just fan of Italy, because of course if you have to answer me as a fan, you will tell me that you're expecting Italy to come through. I'm asking you an objective objective thing. I think this is on one of the big match of this tournament. It's very difficult for England and for Italy, but we are here for Italy, so it's complicated. No, not come si dice, ti pare, non lo so. Support to support Italy in this case, but we can try. Yeah, I totally agree with you. Yesterday in the VPG show that we had on the VPG Italy channel, we discussed with Sassi and Will. I think it was him. It was not live. Surely there was Sassi, the vice captain of Italy, and we discussed a lot about this match. Sassi said that England is basically better than us, but I personally disagree, because I think that Italy, of course, got, yeah, not get me wrong, England has got a very powerful and strong team, but so does Italy. And in fact, I think that Italy is maybe even better. Let's just say that we've got four of the players are nominated for the Ballon d'Or of VPG, and there's not the same number of players of the England formation, so that should tell a very important thing about the importance and the strength of Italy's formation. I think that, not saying that as a supporter, of course, because as I mentioned before, if I have to make a speech or to say an opinion as a supporter, of course, I would say that Italy is most likely good to go through, but my thoughts are pretty objective, so I'm just saying that Italy could go through, because I honestly think that the Italy lineup is slightly better than the England one. But as we like to say in Italy, the pitch will speak, basically. Aaron, say me that the chat it's not working for the live. So yeah, I'm so sorry for all of you viewers of the live, and I want to interact yes with you, but it's not possible for the live, so I'm so sorry. Anyway, the England team take 10 minutes of tolerance, so we waiting. I invite for Italy team and the share of screen from Italy. Anyway, I go out of foot and I see my problem team. Cazzo, devo togliere. Allora, ok.
Matteo. Ehi? C'hai qualcosa che fa rumore? Probabilmente il mio computer, mi muto. No, vabbè, non è che ti muta, però non so che cos'è. Yes. It's complicated without a chat. It's possible interact with you and speaking. Yeah, we would really like. Vabbè. The sound of PlayStation is off. But I open this. Spotify, okay, to Spotify on YouTube. Okay. It's my first time on YouTube live. I don't understand how it work, but Aaron said me, it's simple with OBS. Okay. Let's tell Aaron to come with us then and help us setting the things. So I think it should be the best solution. Do you agree? wait a second. Ron say me that in YouTube app on my phone the chat is open. Ah, okay, it's work. I don't understand this thing. Why? Why I don't see the chat on a browser? It's impossible. But then. Teo. Ehi? Hai capito? No, non ho sentito purtroppo. Mi ero un attimo distratto. Cioè, da YouTube sul browser? No, non mostra la chat. Però, se vai sull'app del cellulare, work. Ma. Non lo so. Niki, lo so, purtroppo la mia seconda lingua è l'italiano, non l'inglese. Ehi, hey, Johnny, come va? The build, my build, but with this I play at fullback. Right fullback. I like to use a skill, so you see the 5 stars. Okay.
Ok, vediamo. Intanto vediamo Will. Willo una volta. Ok, it's good. Don't worry, Bruno. They're driving but... now, I think. It's time. Okay. A strike build, I think in the channel we can find. You can find, yes. EA Sports, it's in the game. Matteo, stai guardando la chat? No, perché mi è pressoché impossibile guardare la chat in questo momento. È complicato. Se magari mi aiuti tu, se quando c'è qualcosa. Ok, no, perché stiamo guardando il cellulare, in effetti. Niente di che. Però c'è Gian che dice: 2 anni fa in finale giocavamo con Gian, Gaz e Seba. Un finale del mondiale. Oggi ci troviamo con Tusic e Sergiuz. Poi non so se è uno sfottò o che. Okay. Il match dovrebbe cominciare a breve, a momenti dovrebbe essere. Sono sempre andate in ritorno. E questa è la formazione. Penso che stasera ci sia solo una formazione per l'Italia, che è quella che siamo abituati a vedere o quasi. Sì, più o meno. Sarà unica la formazione per i nostri amici inglesi. As different as we maybe saw with Italy in the previous weeks, there won't be any changes in the formations for tonight. There will be only one and only formation, the one you can see on the screen right now. We're just waiting for Juden, who is the last one who's coming. Think in about 1 or 2 minutes it will pop online, and then we will begin with the match. Allora, in teoria ho la formazione inglese, ma sono i nomi di Discord, quindi non so se sono gli stessi. Dubito. Stupido. Però usano sempre il 3-5-2 con il COC e in teoria ci sta. Loro hanno diversi giocatori abbastanza pericolosi, mettiamolo in questo piano. C'è Airfield, il capitano, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, che però comunque è un giocatore. Airfield che gioca con i ragazzi degli One Mind. Quindi è diciamo un po' l'infiltrato in casa, l'abbiamo battezzato ieri amichevolmente nel gruppo WhatsApp. Poi Calzino, se non erro, King David, organizzatore mitico di tornei a pagamento. Sì. Poi non mi viene in mente adesso qualcun altro, però se mi viene in mente poi ve lo dico. For the English fans, we were discussing about the English formation, who will be the main threats for Italy, because you can see now the Italian formation, but you can't see
the English one, we were discussing about Winfred. Maybe one of them is the captain of her field. So as Calzino or King David, they are the main men, I think, that give some problems to Italy. They are in different zones, different positions of the pitch, so the field. So this should be fun. I just say that. Non ho capito, Foggiano, non si sente in cuffia. Cioè, non ho capito che cosa volevi dire nel commento. Intanto ci sono 88, sì, 88 persone in live. 88 viewers. Wow. We won a match. Amico mio, però, come fa? My friend, come on. Come on, England. Ci vuole tempo? Ah, ok, probabilmente perché ha un accento così pulito che poi dalle cuffie non sembra così corretto. Parlando con te, Matteo, dicono che sembri un... quando parli in cuffia sembri un pilota di un aereo. Purtroppo capisco la difficoltà, capisco la problematica. Purtroppo il mio computer stasera non è nelle condizioni migliori, quindi non è che posso garantire chissà che. Cercherò quanto prima di provvedere un paio di cuffie nuovo, c'è un paio di cuffie per garantire, però occhio che si sta partendo, we are starting now. Good match for the both team. Come on, Italy. England. Red shirts. Italy. Ita blu. Juden. Cambia lo schermo. Metti lo schermo intero. Yeah. We are ready. No, sorry. Ok. First quit. Come on. Hey, now guys, you should hear me pretty well. Ora dovreste sentirmi decisamente meglio. Hai cambiato le cuffie? Sì. Sì, ti sento nettamente meglio anche io. Anche te, ho messo le Beats, cuffie serie. Bravo. Dio, tanto serie no, però. Sono sicuramente migliori di quelle che avevi prima. Score prediction. Ah sì. Tu. Tiro for Italy. For the first match. Come si dice salute quando fai lo starnuto? Bless you. Ok. Presidente di VPG Italy. Fly down because I'm a yoga. Fly down. Esatto, Davide, esatto. Non facciamo pronostici. Start.
Come on, guys. Come on. Red and blue. Yes. Bruno, for the build of CB, you need to see a build of Will or Sergius from Italy team, okay? La partita comincia e lancio, solito lancio lungo all'inizio della battuta per gli inglesi. Recuperiamo subito la palla con inside Dadde, dentro per Sasi, di nuovo Dadde, Juden torna dietro per Claudix, Dadde sbaglia questo appoggio per Freezer. L'Inghilterra si affaccia sulla fascia, torna dietro. E comunque i loro giocatori li conosciamo. Sono sempre i soliti che vediamo anche nei vari tornei a pagamento. Poi si conoscono tutti quanti comunque. Tanto l'Italia riparte. Sì, per alla fine Dadde. Tutti i giocatori che giocano la Premier insieme tra di loro, quindi. Sì. Sento anche io la tensione, non so te. Attenzione qui, grande Sergio. No, non è sto Will. Parlando apposta. Immagino. Poi, come dicevamo prima, è complicato poi fare una live in due lingue diverse. Sarebbe davvero complicato. Non so perché. Per me il problema non esiste per me, chiaramente. No, ma. Un livello di madrelingua di inglese. No, ma non è quello. Molto. È switchare poi con entrambe le lingue. Cioè, come fai? È impossibile. Però intanto la partita. Io credo che qui si stiano solo studiando. A parte quella giocata di prima che ha fatto una grande parata loro. Di solito in casa, ricordiamolo, nella prima. Sì. Tanto lancio lungo per Juden. Peccato. Stava. Yes, Aaron, great save of Loru. From Loru. Anyway. It's a great team, England. Intanto lancio lungo. Niente, non ci arriva solo. Ricominciano l'azione gli inglesi. Solito sgroppata che poi arriva sulla fascia. Dentro. Attenzione! Ah, peccato. 1-0 per gli inglesi. Peccato. Siamo stati fortunati a prendere la traversa e poi subito la palla è ricaduta sui piedi dell'avversario. Forza ragazzi, lancio lungo di Freezer e Francio Giude, niente, nessuno dei due ci arriva. Sembra, in effetti è vero, ha delle somiglianze. Matteo, quindi non riesci a vedere la chat, giusto? Purtroppo no. Attenzione qui, perché Aaron ha chiesto. Puoi accendere il suono del gioco, ma non devo farlo io, lo deve fare al massimo Will. Intanto
Intanto qua l'Italia cerca di ripartire. Juden, peccato. Comunque noi stiamo giocando forse un po' troppo di fretta. Siamo frettolosi di andare a riprendere questa partita. Però c'è tutto il tempo di farlo. Ah, ma probabilmente ce l'aveva con un'altra persona, Aaron. No. Chat. Attenzione, grande Will. Lancio lungo, di nuovo verso Juden. Niente, però non arriva questo pallone. Grande Dani che recupera il suo pallone. Dadde per Sasi. Sasi cerca di trovare spazio per passarla a Francio, vediamo. Niente, non trova spazi, torna dietro. Per Claudio. Dadde, torna ancora dietro. Sergio, Will. Inside, lancio lungo per Sasi. Niente. I lanci lunghi non vogliono... vogliono passare stasera. Grande sto recupero di Sergio. Occhio qui. Francio. Non gli aggancia il giocatore, giusto. Occhio. Bello sto aggancio. Claudi, metti ordine. Lancio lungo per Giude. No, Sasi. Sta palla arriva a Sasi. Niente, oh, niente. Non vinciamo il rimpallo stasera. Grande Will. Per Juden. Julen. Vola sulla fascia. Forza ragazzi. Facciamone uno subito. Prima di che finisce il primo tempo. Freezer. Torna dietro. Per Dadde. Juden si gira in aria. Ah, peccato. La palla è andata via. È andata via. Finisce il primo tempo. Half time. In the first match. England. Score one goal. And Italy 0 shots in the dollar, I don't know. Zero shot on target. On target, on target, yes. Unfortunately, we are trying to do our best, but England is putting their dominance on the pitch, even though they're playing away and we are home for this match. I think we are hosting. England is doing slightly better. We will see the next 45 minutes what will be the match, the result. We will see. Ricominciata. La partita è ricominciata, stavamo dicendo, scusate, ma Will Aaron mi ha chiesto una cosa su Discord. E niente, noi dobbiamo assolutamente rimetterci in pari con il punteggio. Intanto qui Juden, per Sasi. Vediamo se riusciamo. Eccolo qui, Dadde. Per Francio, niente. Non riusciamo ad avanzare. Non riusciamo ad arrivare in porto. Questo calcio di punizione al limite del centrocampo, qui lo stesso palla sempre per l'Italia. Parla un attimo, Domati. Manza ancora l'Inghilterra, palla al piede, ma c'è Servus che recupera il pallone. Servus cerca il lancio lungo verso Francio, ma non va, la rimessa laterale per l'Inghilterra, che avanza ancora sulla fascia destra.
Pazza ancora, attacca ancora all'Inghilterra. Cross in mezzo, ma è bravissimo qui. Difensore Danix, se non erro. Credo fosse lui. Comunque, calcio d'angolo per l'Inghilterra. Cross in mezzo sul primo, Will la spizza ancora, possesso Inghilterra e Freezer recupera palla e la manda via, lunga. Sa, si la sponda, Juden. Avanza Juden, cerca ragazzi sulla posizione qui di Daniel. Juden il filtrante per Francio, spone testa, va Sasi, il tiro deviato. Allora, da quello che ho capito, niente, non riusciamo a sfondare comunque. Yes guys, for the next match we adjust the sound. Sorry for this inconvenience. Intanto qua ricominciamo l'azione. Lancio lungo per Dani. Niente, non arriva. Freezer la mette dentro. E Francio, sponda, nulla. Di nuovo Dani la mette in mezzo, cerca la giocata, niente, va bene ancora, la recupera Freezer al limite dell'area sul lato destro, niente, perdiamo sempre questa palla, peccato, occhio qui che possiamo beccarci un bel contropiede, vai Will, forza, prendiamoci sto pallone, occhio qui, grande Freezer, rimessa dal fondo per l'Italia. Ah no, laterale, perdono. Lancio lungo, ennesimo, verso Stasi, niente. Sto pallone non arriva così lancio lungo stasera. Niente, zero proprio. Ricomincia l'Inghilterra. Scusate. Bello questa girata. Di nuovo, rimessa laterale per l'Inghilterra. Come on guys. We do it. Niente. Non ci riusciamo stasera. Stiamo giocando come al solito. Avversari di livello questa sera. Ci sta. Intanto qui l'Inghilterra attacca. Entra dalla fascia. Niente, al limite dell'aria, ci riprovano, nulla. Dani mette fuori. Occhio qui, possesso palla, limite dell'aria, lancio lungo verso, non so chi sia, però la prendiamo. Niente, non riusciamo a fare più di 3-4 passaggi in sequenza. Occhio qui. Grande Sergio, grande Freezer, di nuovo lancio lungo per Sasi, attenzione, calcio d'angolo per l'Italia, vediamo qua se facciamo lo solito schemino per Will, occhio, grande gol di Juden, 1-1 all'86esimo, forza ragazzi! Ci siamo, giusto siamo così, ancora vivi. Così, siamo ancora nostro. Vivi. Occhio qui, buttiamo sta palla via. Forza ragazzi, grande Juden. Peccato Sasi, non è riuscito a sfondarla bene.
Dai, dai, proviamo a fare le ultime giocate. Prendiamo questo pallone. Vai, Dad, grande Juden. Metti questo pallone a terra. Torna dietro, occhio, fallo. No, quasi finita la partita. Dad, per Francio. Di nuovo Dad. Freezer, lancio verso Dani. La mette in mezzo. No, non riesce a spondare questa palla. Peccato. Peccato, però dai, l'abbiamo recuperata 1-1 sotto con il secondo match. Un tempo per parti alla fine. Un tempo per parti, yes. Inghilterra bene nel primo tempo, Italia molto bene nel secondo tempo. Credo che si esce, sì. 1-1, ci sta. 1-1, ci sta. Tu riesci sempre a vedere su OBS, ma te... Tranquillo, sì. Sì, non ho problemi. Okay. Per gli avversari, aiutati con gli alias sotto, che molti sono i loro ID praticamente. Per gli avversari? Ah, ok. Ok. Niente, dai. Speriamo che Will fa questa cosa. Altrimenti proviamo a fare così. Se riusciamo. Perfetto. No, credo che Will non farà mai questa cosa. Vediamo. Vabbè, avevo trovato un video su YouTube solo di effetti stadio, carino. Good enough, però... good enough. Va bene. So, let's do a little recap for the people that maybe is just connected now. On the VPG channel, we are watching, we're streaming the semi-final of the VPG World Cup, Italy against England. First match was hosted by Italy, and the result was 1-1. The first half, the England formation take the advantage with the 1-0, and then the tie for Italy in the second half at the 84th minute, if I'm not mistaken, if I'm not wrong, Danny, correct? Yes. 84th minute, the tie. So we were waiting now for the England invite. England would now host the second match of this amazing semi-final. And let me just say that very heartbreaking, heart-taking a lot. I give the word to you, Danny. One more, please.
Aaron mi sta sfracassando le palle. Ok, sì ragazzi, sono comunque due partite, non potevano continuare supplementari, quindi adesso c'è il match di ritorno, in sostanza. E nulla, mi sembra che non ci siano le regole come nel calcio odierno, calcio vero, dei gol in trasferta, cose così. Vince semplicemente chi fa più gol, in sostanza. E nulla. Attendiamo Oh, adesso for l'invito. our English friends, I'll explain the rule that, as Danny mentioned in Italian, we'll explain now the rules. And the out goal, I don't know how to say the goal that was scored in the away. The people will correct me, I don't know exactly how to say it. Just the England goal against Italy in the first leg basically won't count if the score will be tied in the second match. The most goals will basically prevail. So, for example, if the score will be now 2-2, Italy will go through just because they've scored more goals. Am I correct, Dani? Yes, it's correct. If the score will be 1-1, still we will have extra time and then maybe penalties. Yes, it's correct. Yes. Yes, Aaron, it's we have a same goal. We go to supplementary game and after a Extra penalty. time, Yes. no supplementary. Vabbè, extra time. It's the same. We understand. Come on. Però si può dire supplementary. Forse non per questo caso, però esiste, no? No, in termini calcistici extra time sarebbero Sì, supplementari. no, vabbè, dico. Esiste però come termine, non è che ho mai inventato. Non è Sì, nell'ambito calcistico. questo sì, esiste, ma non è il caso giusto di utilizzarlo, ecco. Sì. It's only away goals when scored, it's not a tie. Capì? Ripeti? It's only away goals when scored, it's not a tie. No, Ma che? in che senso? È Aspetta. Aaron X8, Dajesh. Intanto io ero uscito dalla condivisione. Aaron, Matteo doesn't understand. Can you repeat, please? Ritorno a breve. No, not only, just repeat, to explain maybe better, because I don't know what's the link between it's not a tie and then the most away goals will prevail. That's the thing I didn't catch. Ok, ha detto se per esempio lo score è di 3-1 adesso, cioè no, prima,
fosse stato di 3 a 1 e ora sarà di 2 a 0. Lo score finale è di 5 a 5. Ah, ok, perché ah, giustamente, okay. Perché no, FIFA... Ok. E quindi che si fa? Si gioca una tavola? Vabbè, mo si deve giocare comunque il ritorno. No, non hai capito. Cioè, l'esempio che ha fatto lui, no? Hai la partita... No, nel caso si va supplementare, nel caso... E non puoi andare, non puoi andare a supplementare, perché FIFA non te lo permette. Perché, frate, amichevoli sì. No, non è settimana capito. Scorsa, settimana no, scorsa con l'Algeria è successo questo. Fermati. Lui dice... Ah, la partita di prima, sì, per esempio... Si fa uno spareggio, sì. Sì, per si forza. Deve... We play a terzo... third match. In this case. But it's not the case. We win the match now. Sì, è il problema che abbiamo sempre avuto quando facciamo i tornei amatoriali, fondamentalmente, di andate e ritorno. Non si può fare questo fatto, perché a meno che non hai server privati, le cose qua non ti fa fare andate e ritorno nella stessa sessione di gioco. Intanto qui... Siamo ripartiti, stanno scendendo le maglie. Like this match Italy with blue shirts and England with red. Here we go. We are ready. Okay. Here we go. Ciao. A Fabrizio Romano says. Ok, io adesso sento... Sento il volume del gioco. Ok, solito lancio lungo degli inglesi. E adesso provano a fare questo possesso palla vicino all'area avversaria. Vicino alla nostra area. Rimessa dal fondo per l'Italia. Lancio lungo di Loru verso Sasi. Che la sponda per Francio dentro, però l'avversario la rimette fuori verso la rimessa laterale. Rimessa lunga verso Freezer, sa Juden, niente. Che è successo? Calcio di punizione per l'Italia al limite, quasi al limite dell'area. Vediamo se ci deliziano con un tiro o provano a fare qualche schema. Calcio tira, l'abbiamo visto anche la settimana scorsa con l'Algeria. Ah, ok. Ce l'ha. Occhio qui sulla barriera. Ci arriva Dani. Dentro per Stasi non ci arriva. Forse Juden. Niente. Fallo di nuovo per l'Inghilterra. Riparte l'Inghilterra, niente, grande Dani, intercetta questo pallone, Dadde per Dani, di nuovo, niente, questo pallone non arriva a Sasi. Claudi cerca di marcare l'avversario, Will se lo lascia scappare, Freezer, ed è rimessa al fondo per l'Italia. Lancio lungo, verso Dani, sponda per inside, lancio lungo, Sasi. Attenzione qui, se riusciva a spondare. Juden non riesce a prendere questa palla. Occhio. Niente. Freezer recupera l'ennesimo pallone, ma lo riperde. Contropiede dell'Inghilterra. Will, uno contro uno. Attenzione qui, grande Sergio. Claudic lo butta fuori. Di nuovo, ancora l'Inghilterra con questi sprint boost, come si suol dire. Niente, non riusciamo a prendere il pallino del gioco in questo primo quarto d'ora. Occhio qui, occhio con questi falli al limite dell'area.
Attenzione, grande giocata del giocatore dell'Inghilterra. Ennesimo lancio lungo. Versasi. C'ho un volume esagerato in cuffia dello stadio. Assurdo. Di nuovo niente. L'Inghilterra sbatte sul muro, Sergio. Però ha sempre lei il pallone del gioco. L'Inghilterra ha un buon palleggio. Sta facendo una partita di attesa adesso. Sta aspettando che l'Inghilterra si bilanci troppo per creare, che vada a creare dunque quello spazio necessario per andarli a purgare, come si suol dire. Sì. Ecco questa azione. Intanto qui c'era Francio che stava provando a sfondare per vie centrali. Per Dani. Di nuovo Francio. No, la prende Juden. Occhio, qui poteva esserci un mezzo fallo, forse. Chissà. Francio torna dietro. Verso inside. Di nuovo Francio. Per Claudi. Sasi dentro l'area. Si gira. Niente. No, oggi non riusciamo a trovare la giocata nello street. Ancora Sergio dietro. Recupera l'ennesimo pallone. Lancio lungo per Juden. Occhio qui. Niente, torna la palla indietro per Claudix. Dadde per Francio. Di nuovo dietro, cercano di rimpostare l'azione. Perdono palla, ma c'è fallo. Vediamo qui. Francio. Come on guys. Niente, non ci riusciamo stasera. Riparte l'Inghilterra. Lancio lungo sul secondo palo, ma niente. La rivendono sempre loro. KD. Grande ancora. Chi è il terzo di difesa? Matteo, non ho visto. Non Tusic. Vorrei dire una stupidaggine, aspetta un secondo. No, Dani. Sì, due Dani. Uno che c'è sul difensore. Eccolo qua. Sasi. Mannaggia. Che si è mangiato qui? Calcio d'angolo per l'Italia. Batte Francio. E vediamo prima dal corner. Abbiamo trovato il gol. Qua hanno provato una cosa diversa. Ci sta a provare qualcosa di diverso. Intanto vediamo se c'è il contropiede in Inghilterra. Occhio qui. Grande Loro che anticipa l'attaccante avversario. Lancio lungo verso Juden. La palla arriva. Forse Dadde riesce. No. Ennesimo contropiede dell'Inghilterra. La stoppa Claudix. Grande Juden che riesce a intercettare questo pallone. Si invola verso l'area avversaria. Occhio qui Juden, perché ho provato forse il tiro ma non è riuscito. Raix, grande chiusura qui. Ennesimo calcio d'angolo, andiamo di sfruttarlo a dovere ragazzi. Niente, hanno provato lo schemino di prima. Occhio qui, ennesimo contropiede in Inghilterra. Un po' in difficoltà Dani. Occhio qui. Grandissima chiusura di Claudio. Grandissima. Forza ragazzi. Buttiamo sta palla fuori. Usciamo fuori dalla nostra area. Che sofferenza, frate, che sofferenza. Sì, ci sta. Siamo ormai nelle fasi finali del torneo. Si sapeva che avremmo trovato delle squadre tostissime. Intanto di nuovo Francio sulla fascia. Prova la giocata. Prova il cross per Dani. Attenzione, per poco non ci arrivava. Sasi verso Juden. Peccato, non aggancia. Claudix recupera l'ennesimo pallone verso Francio. Dadde, niente. La palla non riusciamo a prenderla di testa. Ancora contropiede, ma Sergio c'è. Grandissimo muro. Niente, finisce così il primo tempo del ritorno di Inghilterra-Italia.
Partita tosta, molto più tosta di quella di prima, perché entrambe le partite... Beh, ma si sapeva, adesso non vogliono più commettere leggerezze, perché entrambi sanno che nel momento in cui viene commessa una non c'è un'altra partita per recuperare, quindi si è costretti letteralmente ad inseguire come se non ci fosse un domani, a scoprirsi rischiando l'imbarcata. Ho visto che Will ha disattivato l'audio del, insomma, l'audio dello stadio, evidentemente gli dava troppo fastidio. Tanto la partita che comincia. Ennesimo lancio lungo, sì, sto cercando di impostare un attimo un po' d'audio. Matteo, se puoi un attimo fare tu. Intanto va l'azione dell'Inghilterra, adesso palla dietro a Scorpion, il difensore Kelsey. Insidioso, Francia si mette una pezza, mette il pallone un po' più d'angolo. KD ha la battuta. Andiamo con attenzione qui, vediamo Airfield Art, vari movimenti. Art la battuta adesso. Sul primo Will ci mette una pezza, mette ancora il calcio d'angolo, quando siamo al 51esimo. KD ha la battuta, vediamo se cambia di nuovo. Poi sì, cambia Art di nuovo alla battuta. Avvicino, vediamo se avvicinano. In mezzo la sponda, c'è l'1-0 dell'Inghilterra al 52esimo minuto. 1-0 dell'Inghilterra, purtroppo in questo momento siamo fuori dalla finale. Risulta con inglesi, giustamente Azak segnato per l'Inghilterra. Ancora lunga, ragazzi, ancora lunga. Andiamo a Freezer, cerca solito lancio lungo verso Francio, sponda al centro, Dadde, Sasi, finta il tiro di Sasi, attenzione a Juden, ma Juden! Subito il pareggio dell'Italia! 1-1, grande, grande questa Italia che non muore mai, ci crede sempre. Di nuovo tutto in parità dunque. Ranza, lunga, per Reich, lunga, troppo lunga, Francio prende palla, va Sasi. Anza sulla fascia, Sasi si accenta adesso, cerca la sponda al centro, non riesce a trovare nessuno, ancora gestisce il pallone, torna dietro da Claudi, Claudi per Freezer, Freezer cerca l'imbucata per Juden, esce HM, HM parla lunga, LMR, Tanix richiude, possesso palla che poi rimane ancora per gli inglesi, palla per Kelsino, ma Will spazza via, rimessa laterale per l'Inghilterra, Kelsino alla battuta. Messa tra è lunghissima che parte, LNR cerca la sponda, ma Claudi prolunga per la fine per Rex, ancora LNR, serie di finte, Francio non ci casca, recupera il pallone, Dani spazza il pallone in avanti, Sasi cerca di contendere il pallone ma non riesce, allora KD, palla al piede, serie di finte, sfonda KD, Art cerca di sfondare Claudi, attenzione è finita, poi si Freezer che spazza il pallone in avanti, Juden cerca la sponda di testa, Sa anticipa Sasi, allora Scorpion in difesa, Sa, Kelsino a Kelsino, Freezer recupera palla e non vediamo più lo schermo, purtroppo non vediamo più lo schermo e quindi non possiamo proseguire. Ecco qua, siamo tornati. Andiamo un po' di lag, Will stopparta, la mette rimessa laterale, Kelsino. È di nuovo scomparso lo schermo. Qua siamo tornati ancora, vediamo Claudi, non sa, sulla tre quarti, Juden lo chiude. 65esimo minuto, 1-1, Italia-Inghilterra, Kelsino, ancora rimessa laterale lunghissima, LNR cerca e trova la sponda, palla che torna che zio, no, KD, non sa. C'è grande recupero di Dadde, che fa scattare la ripartenza per l'Italia, Dadde, palla al piede, avanza Dadde, palla per Sasi,
Claudi cerca di sfondare, Claudi viene chiuso però senza farlo secondo l'arbitro. Allora contro ripartenza dell'Inghilterra con l'Ener Rising, sa, Juden si sacrifica e recupera la palla, Freezer allarga verso Francio, Francio al centro per Sasi, avanza Sasi, tende il rigore Sasi e viene chiuso all'ultimo, calcio d'angolo per l'Italia al 70° minuto. Ci crediamo ancora, ci crediamo, è ancora tutto possibile ragazzi, è ancora tutto possibile. Palla al centro per Will, attenzione, palla insidiosissima. Ancora calcio d'angolo per l'Italia, Will ancora sul primo, che viene marcato da Herfield, compagni di squadra, a Ewan Mind, avversario, attenzione Will, la sponda al centro e non ci arriva nessuno, non ci arriva nessuno. Attenzione, date ancora recupera palla a Sergius nel ritornare, prende pallone dietro, Freezer, alla difesa, lancio lungo. Verso Francio, troppo, troppo poco calibrato. Allora, di nuovo possesso palla per Inghilterra, lancio lungo verso Ryzen. Ma Sergius, scusa, prende palla, Francio, avanza sulla fascia sinistra, porta palla Francio, da spazio. E Sherfield lo chiude, però possesso palla che rimane ancora per gli azzurri. Allora, Claudi, possesso palla Italia, Claudix si allarga sulla fascia. Se è definita, si riesce a passare l'avversario. Claudix ancora, si gira, contragira, palla per Francio. Attenzione, contrasto, attenzione, poteva esserci rigore qui. Poteva esserci rigore, LNR, butta il pallone avanti. La palla che esce, allora si rimane sulla tre quarti avversaria. Messa laterale lunghissima, centro per Giuden che trova la sponda. Sasi, il tiro, deviato da Herfield. Parte allora la ripartenza inglese, LNR, Rijkson, Hart, palla per, di nuovo larga per LNR, e Claudi chiude, attenzione, non è ancora finita però, ancora KD, cross in mezzo, Francio mette in calcio d'angolo all'80° minuto. Batte KD, la mette in mezzo per Azak Loru, miracolo di Loru, e poi Dani spazza temporaneamente il pallone, non è ancora finita però questo assalto inglese, LNR, il cross in mezzo, ancora Loru, mamma mia, immenso Loru, immenso, immenso Loru, veramente. Palla lunga, chiuso qui però Dani, allora ancora avanza Hart, pericolosissima ancora l'Inghilterra, Hart, finta, rientra ancora sola, ancora Hart, altra finta, gioco qui, pericolosissimo, KD chiuso, e Dadde che fa scattare la ripartenza, palla lunga verso Sasi che però non viene agganciato qui, allora ancora possesso palla Inghilterra, adesso con Herfield che cerca, Inghilterra che cerca di attaccare, di farci male negli ultimi minuti, Francio recupera palla, Claudi cerca la ripartenza, passaggio non preciso, allora ancora avanza l'Inghilterra, palla sporca però buttata in mezzo così a caso, e allora Will prende il pallone, lancia il pallone, Sasi lotta con Herfield che è la meglio, gli toglie il pallone, glielo stratica dai piedi, ancora palla lunga, tensione qui a Sergius che rischia sulla pressione dell'Ener, riesce a girarsi e a lanciare in avanti, il palo che favorisce Dadde che viene chiuso però da KD, allora Claudi, Francio sulla fascia, viene chiuso da Herfield, rimessa laterale all'89° minuto dei 90 previsti. Se ne sponda Sasi, non riesce a prendere il pallone, non riesce a impattarlo come voleva, attenzione ancora palla lunga, ultimi minuti, siamo nel primo dei due minuti di recupero, sono già passati, ancora ultimo attacco qui dell'Inghilterra, Freezer recupera palla, Sergius la butta avanti e vediamo se si concluderà qui, sì, si conclude, sì, qui finisce il primo tempo, secondo tempo. Mamma mia che partita, non so se tu Dani stai guardando, ma no, sto guardando. Le palpitazioni assurde, colpi di scena e controcolpi di scena, mamma mia veramente qualcosa di assurdo questa partita. Credo che si continui però con i supplementari, perché la stessa identica situazione verificatasi sostanzialmente con sono uno in meno loro, con l'Algeria, loro sono con uno in meno, esatto, infatti purtroppo è stato proprio il bot che ha fatto l'assist infamoso che ha consentito all'Inghilterra di segnare.
però fortunatamente almeno ottima reazione degli azzurri che recuperare subito, e non era scontato avere una reazione del genere dopo comunque una partita così combattuta. Andiamo a scout il timer, si va adesso con i tempi supplementari, possesso palle Kilterra che sicuramente ricomincerà con il classico lancio. Andiamo un sa, palla lunga verso Art e Danix recupera palla, ancora possesso palle Kilterra però, che lotta bene sulle seconde palle. KD, ancora KD, Art, c'è la difinta Art in terna di rigore, Daniel, grande chiusura qui, Sasi, sponda verso Dadde, Claudi, all'indietro da Will, da Danix volevamo dire. Danix, palla lunga, attenzione, qui è Cem, esce, attenzione però c'era un fallo però, quindi ancora possesso palla Italia, Danix, Sancho, Claudi, Sergius. Alla lunga, Juden cerca la sponda ma non va, Dadde recupera, poi possesso ancora per lui, Juden, va da Sasi, minaccioso Sasi e terra di rigore, Sasi tenta il tiro, e Scorpion devia in calcio d'angolo del pallone, calcio d'angolo per l'Italia dunque, al 97esimo minuto, Francio, a Will, la sponda e non arriva ancora questo pallone, non arriva. Recupera Danix, palla per Juden che viene però chiuso, viene anticipato, Dadde lotta, recupera questo possesso palla per Italia, va Claudi, Will, Daniel sulla fascia, serie di finte, viene chiuso poi da Chelsino. Rimessa laterale per l'Italia, Danix alla battuta, cercherà la classica rimessa laterale lunghissima che abbiamo visto in tante situazioni. Ah no, Freezer la sponda, Juden cerca di arrivare ma non riesce a impattare, Claudi lotta, Will, Daniel, cross in mezzo, serie di deviazioni, palla recuperata dal bot, Freezer intercetta il pallone semplicemente, con grande semplicità, Dadde, Claudi, Sasi, serie di finte, entra in area di rigore, Sasi, attacca la profondità, sei definita ancora Sasi, cerca il tiro, attenzione a questo contatto, però poteva esserci rigore qui, poteva esserci rigore, gli estremi c'erano, attenzione, fuori gioco per l'Inghilterra, allora possesso Italia con Daniel, Danix alla battuta, Claudi, cerca il lancio lungo verso Juden, palla che arriva invece verso Danix, Freezer, Dadde, ultima azione del primo tempo supplementare, Dadde cerca la giocata, non va, attenzione, scatta la ripartenza per l'Inghilterra, c'è tempo per l'arbitro lascia giocare, allora va Eleanor sulla fascia, Lener cross in mezzo, svirgola completamente. Termina qui dunque il primo tempo supplementare. Ancora risultato di 1-1. Italia però più minacciosa dell'Inghilterra in questo primo supplementare. Più minacciosa l'Italia, pericolosa diverse volte con Sasi, che ha avuto tante occasioni, tante opportunità. Vediamo, abbiamo visto brevemente le statistiche, molti più tiri in porta in generale degli azzurri. 8 contro i 3 soli dell'Inghilterra, però uno di quei 3 è stato fatale per noi purtroppo, concesso il gol del momentaneo 1-0, bravi poi, ricordiamo, l'Inghilterra a recuperare. Paolo Bonolis 2. 3 rigori non dati, dicono dalla chat. Sì, assolutamente, l'ultimo plateale perché c'era Sasi, non aveva controllo del pallone, così come non aveva assolutamente possibilità di controllare il pallone il loro difensore, Airfield se non sbaglio, però l'arbitro, che purtroppo pare forse inglese, l'unica spiegazione, vabbè si scherza ovviamente, comunque ricomincia questo secondo tempo supplementare, Freezer cerca palla lunga, recupera palla alla difesa Inghilterra, Claudi, seconda palla Dadde, ancora Claudi. Poi perde palla però l'Italia, allora parte Eleanor, centro per mezzo a Chelsino, anticipato da Daniel, Freezer, allora all'indietro da Will con calma, Will, palla lunga, adesso Juden che riesce a spondarla, Sasi la controlla, va Francio, finta, cerca il tiro ma viene chiuso però, allora ancora ripartenza dell'Inghilterra con KD che avanza, gestisce il pallone, Will glielo stratica dai piedi, grande Will, poi verso Francio. Ancora no, ancora possesso palla però per l'Inghilterra. KD al centro, Art.
attenzione qui. Questa situazione, mamma mia, grandissimi Will e Cedrus qui. Daniel, poi non si sente la spazza Dadde. Fraser, palla larga verso Juden, torna all'indietro, palla per Daniel, viene anticipato però. Allora KD ancora, centro per Elener, Mensah, okay, Ryzen sulla fascia, se cerca di fare il cross in mezzo, Loru era uscito a vuoto, meno male che c'era Will, meno male che c'era Will, ma ancora continua adesso l'assedio dell'Inghilterra in questi ultimi minuti, vuole cercare il colpaccio per evitare i calci di rigore. Bacchelzino viene chiuso da un ottimo Daniel aiutato da Freezer. Allora Daniel ancora sulla fascia, porta il pallone, Juden, Sassi, viene chiuso da Zach. Sono stanchi, allora, sono stanchi. Grande stanchezza da entrambe le parti sicuramente, palla lunga nella terra di nessuno, Danix sbaglia questo pallone, allora Ryzen, KD, viene chiuso però da Francio, aiutato poi da Sassi, Dadde sulla fascia, cerca di superare Erfield, ma è un muro, difensore inglese, attenzione, ultima azione, Sassi cerca il cross in mezzo verso Freezer, vediamo, lo lascia giocare, calcio di rigore, ancora calci di rigore, mamma mia, come, attenzione, attenzione, no, sei uscito solo per non sentire nessuno, parte, sì. Ma Sassi e sbaglia. Elener contro Loru. Elener centrale. 2-0 per il momento Inghilterra. Juden non la battuta. Dai Juden. Juden spiazza il portiere. Spiazza il portiere. Dai Loru. Dai KD Loru. La battuta. Lo KD sapeva, lo sapeva. La parola. Grande Loru. Adesso Dadde. Grandissimo, grande, che rigore Dadde, grande, attenzione Kelzino adesso, va Kelzino, vai Loru, vai di Loru, nuovo, di nuovo Loru. Loru, grande Loru, forza Francio, grandissimo, Francio, grande Francio, attenzione Loru, facci questo miracolo Loru, Ryzen contro Loru, rigore che può mandare l'Italia in finale. La calcio sì, la para Loru, sì, la grande para Italia, Loru, grande Loru, la para Loru, siamo in finale, andiamo in finale, andiamo in finale, andiamo grande in finale, ragazzi, grande grandi ragazzi, ragazzi, grande Loru, grandi ragazzi, grande Loru, l'ha vinta lui questa partita di rigori, l'ha vinta lui letteralmente, l'ha vinta Loru, man of the match Loru, ragazzi, man of the match Loru. It's coming home, ragazzi. It's coming home. Si vola a Berlino, Beppe. No, non lo so mamma dove si vola, mia, però ragazzi, io a Coco Part. Non ve lo occupare. Mamma mia, ragazzi. Palpitazioni allo stato puro. Vabbè, ma migliore in campo Loru, per siamo forza. Siamo in finale. Siamo in è finale, finto. Ragazzi. Ma sì, ma che ce ne fu... Grande ragazzi, grande, grande. Yes, logo, it's usually, sì, yes, yes, ma video un culo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Ragazzi, se fate le persone educate vi faccio sentire in live. Se fate le persone educate però. Ok. No, vi sentono tutti quanti quelli che stanno in party. Cioè, tutto il party si sente. Sì, adesso... Si sente, ora siete in live praticamente. Siamo entrati nello spogliatoio praticamente, ragazzi. Che partita, ragazzi, complimenti. It's coming home. It's coming home. Vero, eh? Tosta, sta partita tosta. Will, vuoi dire qualcosa? Ci sta Loru? No, non c'è. Sei uscito Loru? Ci sono. Sì, no, abbiamo visto che era tornato, però non... poi presi dall'entusiasmo non abbiamo più visto se era tornato o meno.
Dai Will, impressioni a caldo, su, impressioni a caldo. Faiu, comunque posso dire una cosa? Ritorno meglio dell'andata? Ritorno molto meglio dell'andata, vero? Io ve lo dico qua, Faiu, ve lo dico qua. Se giochiamo così, Faiu non ci fermano, Faiu. C'è la finale, hai un po' che fai come? Però dobbiamo giocare come mo, come il ritorno, raga, così, compatti. Bravi ancora, ragazzi, bravi ancora. Per l'eccesso di personalità su quel tiro, c'era la X in mezzo. Loru, ma dici la verità, li conoscevi tutti quanti? Mamma, tu bastardo, racca e mezzo. Sì. Occhio. 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 Lo valutiamo. Quindi la finale contro la Francia? Contro la Spagna? No, con... chi sa, raga, hanno giocato già Francia e Spagna. Aspetta, mo chiediamo. Il gruppo ha scritto la finale sarà Spagna-Italia. Poi non lo so. Aaron, who is the next match? The next opponent, who is? Porco Dio. You know what's the result between Spain and France? We would like to know everybody. Ma raga, però posso dire meritata. It's waiting with anxiety. Comunque ga. Vediamo se ci rispondo. Ragazzi, sono passato a salutare. Presidente. Buonasera, presidente. Buonasera. Sì, come si vedeva in giro, aspetta, si gioca domani Spagna-Francia, ma come? Sì, no, domani, ma come domani, Aaron? Why tomorrow? Why? Dovevamo giocare in contemporanea, dovevamo giocare. Non si fa così. Vabbè. Ragazzi, non abbiamo paura di nessuno con quest'Italia, Daniel. No, è vero. Siamo veramente forti. Dopo aver battuto gli inglesi, dopo aver battuto soprattutto in questo modo gli inglesi, con la loro arcinemesi, possiamo dire, cioè anche su FIFA, distrutti. Ma più che altro io vorrei dire... Dopo aver vinto con l'account di RPG Europa su YouTube, chissà. Come ci prendeva in giro Go to Home quando abbiamo perso i mondiali, Matte? It's coming home, era il go back home. Vabbè. No, quando abbiamo perso e non siamo andati ai mondiali, abbiamo preso in giro. Non ricordo purtroppo. Comunque è grande vittoria, veramente grande, strepitoso logo. Questo dimostra che l'organico prima di tutto è quello che più conta. Conta, può essere forte quanto vuoi, come dicevo ieri in trasmissione, puoi avere quante Premier vuoi, ma se il gruppo è quello che è, non c'è Premier che tenga. Onore comunque all'Inghilterra che ha giocato due bellissime partite, però io sapevo che noi saremmo stati superiori, sinceramente l'ho sempre creduto e l'ho sempre detto ai ragazzi. E a proposito, l'avevo fatta una promessa ieri, non so se mi sta sentendo, però voglio sfruttare questa occasione per coniare ufficialmente un nuovo termine. Dopo siamo tutti franciosessuali, lo conio io, ragazzi, siamo tutti quanti freezer sessuali a centrocampo. Siamo tutti centrocampo, freezer sessuali. Sì. Centrocampo, mamma mia, non ci stanno proprio storie a centrocampo. È su tutti i palloni. Ma ora deve fare una promessa, Matteo, Daniel. Non ho capito chi è che deve fare la promessa. Sa, si deve fare una promessa, mo. Ah, e cioè? E ci offre tutto un aperitivo, a tutti un aperitivo se vince il mondiale. Ok. Vabbè, ci sono altri 74 spettatori in live, quindi ragazzi, siete voi per testimoni. Sasi ci deve offrire, insomma, con calma, un aperitivo. Con calma. Sabato prossimo, giusto?
Allora, io non so se adesso, aspettate, io non so se adesso tutte le persone che sono rimaste in live sono italiane, però io vorrei proporre una cosa. Visto che comunque andiamo in finale e abbiamo la possibilità di fare magari un evento dal vivo in qualche sala LAN qua a Napoli, io e Matteo, io vorrei fare un evento, tra virgolette, che coinvolge tutti, e andiamo tutti i ragazzi che hanno la possibilità, insomma, di seguire a Napoli dal vivo poi la finale e di vederci tutti quanti insieme poi eventualmente per guardare la partita e commentarla insieme. Voi che ne pensate? Io assolutamente d'accordo. Tra me e Matteo sicuramente ci sta qualcuno che... Sicuramente vi raggiungo, ragazzi. Sicuramente ci sarà Angeligno che ci raggiungerà. Già l'aveva promesso che in caso di finale sarebbe venuto anche lui, però estendiamo un invito assolutamente a tutta la community. Io metto qui a parlare, già sto in contatto con la sala LAN per sabato prossimo. Sì, anche io, se vuoi, cioè, se non ha disponibilità possiamo andare da un'altra parte ancora senza problemi. Ma vediamo la community per stare tutti insieme. È un'occasione che capita poche volte, una finale di un mondiale, bello viverla tutti quanti insieme. Matteo, mo ti butto questa bella notizia. VPG, vinciamo i mondiali. Napoli, vinciamo lo scudetto. Mamma mia. Cosa vuoi di più? Lo sapevo che diceva una cosa del genere. Non diciamo niente, stiamoci zitti che è meglio. Stiamoci zitti. Va bene, dai ragazzi, io penso sia inutile continuare perché non credo che Will venga o ci raggiunge qualcun altro, quindi io ringrazio in primis il CEO di IPG che ci ha dato la possibilità, insomma, di streamare sul canale YouTube di IPG ufficiale. E grazie a Matteo che riesce sempre a supportarci come seconda voce e prima voce quando sempre può. È un piacere, lo sapete. E ringraziamo anche il presidente che è passato a salutarci e che ci paga l'affitto della sala LAN per sabato prossimo. Alza. Scusa, presidente, almeno questo. E poi ringraziamo anche Salsi che ha fatto questa promessa e quindi speriamo che ci offra un drink quando sarà. Sì, sarà. Sarà, ragazzi, in culo la scaramanzia, quest'anno in Napoli insegnare. E domani tutti a gufare, a prescindere. Domani tutti quanti a gufare. Si gufa a prescindere. Sì. Si gufano entrambi. Non arriva nessuno delle due in finale, diciamo così. Altri due molto amici degli italiani, Ragazzi, fermate un saluto speciale a D-Max. Che se no si prende collera. Bravo. Ma scusami, Ale, ma perché non vieni in live a salutare pure tu a questo punto? No, lui è la signorina che c'ha sempre vergogna di venire in live. Ok. C'ha le sue cose, ho capito. Bravo. Va bene. Dai, allora mo ci organizziamo e facciamo, tra virgolette, un evento pubblico per sabato prossimo. Bene, di nuovo, bene, ragazzi. Un saluto a tutti. Ciao, ragazzi.